Cosa pensa nel momento della Lazio il nostro Simone Pieretti del Tempo? Simone, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a voi. Buongiorno Simone. Buongiorno a te. Allora, come andiamo innanzitutto? Bene, bene. Ecco, che tu stia bene è la prima cosa che ci interessa. Detto ciò, parliamo un pochino della tua Lazio. Che momento si sta vivendo dopo il ritorno di Adireia? Cosa ti aspetti dalla partita di questa sera? Una Lazio che però ha tantissime assenze importanti. Allora, partiamo dal momento tecnico della Lazio, che con Reia è riuscita a ottenere 8 punti su 12 a disposizione, quindi due pareggi e due vittorie nelle 4 partite disputate in campionato da Reia, quindi il momento è piuttosto positivo se consideriamo poi le avversarie. La Lazio ha affrontato l'Inter, la Juventus, l'Udinese in trasferta e comunque il Bologna, per cui da questo punto di vista la situazione è sicuramente migliorata. Dal punto di vista di mercato la Lazio vive un momento molto particolare, perché insomma conosciamo tutti questa trattativa che c'è tra Lazio e Inter per Hernanes, che è stata avviata praticamente ieri. Oggi il procuratore di Hernanes sarà a Milano, incontrerà e ascolterà le proposte del presidente dell'Inter, poi cercherà di fare un punto di situazione con i dirigenti della Lazio. La prima offerta che è uscita ieri, ovvero 11 milioni di euro più il cartellino del Livornese Mbaye, è riferita alla comproprietà di Hernanes, quindi stiamo parlando del 50% del cartellino di Hernanes valutato 11 più la metà del cartellino di Mbaye. Poi a giugno ci sarebbero altri soldi da versare e lì la cifra inizia un po' a ballare, nel senso che lo titolo vorrebbe altri 8 milioni di euro più l'altra metà del cartellino di Mbaye, per una valutazione complessiva di Hernanes di 22 milioni di euro. Per quanto riguarda l'Inter invece non vorrebbe dare più di 13-14 milioni di euro cash più il cartellino del calciatore, perché valuta il giocatore 8 milioni di euro. Comunque in linea di massima la valutazione di Hernanes è data da 22 milioni di euro, il discorso balla sulla valutazione che viene fatta dalle due società sul valore effettivo di questo calciatore, che adesso attualmente tra l'altro è un calciatore del Livorno e che 8 milioni potrebbe sono troppi, rimanere a Livorno fino a fine giugno. 8 milioni sono troppi. Mbaye è un buon esterno, buon giocatore. 8 milioni no, però cioè non, l'Inter non la raccontasse, non la raccontasse, insomma sarebbe. No, ma infatti la Lazio, Lazio e Inter devono trovare una via di mezzo, perché poi alla fine la Lazio dà una valutazione complessiva del cartellino di 3. Sì, probabilmente, che probabilmente è in difetto. L'Inter ne dà 8 per eccesso. Secondo me alla fine comunque troveranno un'intesa intorno ai 16 milioni di euro cash più il cartellino del giocatore, che alla fine verrà valutato 4,5-5. Ecco. Ok, il prezzo è giusto, è molto più, vincerebbe nettamente la Lazio. Secondo me siamo più intorno ai tra i 3 e i 4, ecco. Insomma, Mbaye l'abbiamo poi visto quest'anno. Sarà anche il Livorno, che è una squadra disgraziata, ma non sembra poter essere un giocatore. O poi in uno dei pochi ruoli in cui la Lazio non ha grossi difetti, voglio dire, di esterni, sia di difesa che di centrocampo, ce n'è. Quindi Mbaye non so anche com'è. Se però l'arrivo di Mbaye, qualora fosse un arrivo positivo, ovvero qualora Mbaye dovesse ritagliarci un ruolo importante, a quel punto potrebbe esserci rampa di lancio in uscita anche Lulic. Mettiamola anche da questo punto di vista. Allora però un po' sarebbe drammatico. Close scade a giugno, giusto? Close scade a giugno, si sta ridiscutendo il rinnovo contrattuale, ma parliamo sempre di un allenatore, di un calciatore di 35 anni. Che dopo il mondiale brasiliano probabilmente non sappiamo ancora quanta voglia avrà di continuare a innanzitutto a giocare ai massimi livelli, perché certo, ha diverse offerte anche nel campionato statunitense e potrebbe anche fare questo tipo di esperienza. Cioè in Inghilterra lo richiedono un paio di club, in Germania potrebbe tornare al Kaiserslautern. Insomma, ci sono diverse situazioni per quanto riguarda Klose, che sinceramente quest'anno non è che stia dimostrando comunque la continuità dimostrata nel primo anno di Lazio. Ecco, comunque quando gioca è un giocatore di qualità, riesce a fare la differenza, l'abbiamo visto anche con la Juventus, insomma non ha segnato ma ha rimediato un rigore, un'espulsione, con l'Inter ha fatto gol, per cui è un giocatore importante. Però io credo che la Lazio si debba muovere in altre situazioni. C'è tra l'altro il caso Marchetti, ne avrete parlato. Sì. Anche lì una situazione un po' complessa, la società sta cercando un altro portiere, probabilmente per l'imminente squalifica di Berisha. Sapete che ha firmato due contratti, prima con il Chievo, poi era tornato indietro,
aveva firmato un nuovo contratto con la Lazio, e lì probabilmente l'errore del procuratore del calciatore, perché insomma, firmando due contratti con due club differenti si va incontro ovviamente a una squalifica da parte della FIFA. Il Chievo ha impugnato questo tipo di operazione perché aveva depositato per primo il contratto in Lega Calcio, e quindi anche qui probabilmente vivremo delle situazioni direi quasi anomale. Se n'era vissuta una simile nel 95 quando Juventus e Parma tesseranono allo stesso momento Figo. Poi la FIFA decise di bloccare le due squadre, impedendo alle due squadre di fatto di tesserare il calciatore per 18 mesi, che poi alla fine finì al Barcellona, come sì, ricorderete. Sì, quella fu Fossero. Invece, andando alla partita di questa sera, insomma, io per esempio ho letto il titolo del Corriere dello Sport: la Lazio vuole la Roma, anche ascoltando Reia, farebbe piacere giocare tre derby, però poi leggi la formazione, vedi il Napoli che è titolare, vedi la Lazio che è infarcita di riserve, lo vuole davvero questo triplo derby, Reia, insomma. Secondo me no, per il semplice motivo che è vero che ci sono diversi infortunati, diversi giocatori che non ce la fanno. Klose è rimasto a Roma con l'influenza, però è anche vero che in panchina ci sono giocatori importanti. Vedi Hernanes al centro di un discorso di una trattativa di mercato, ma comunque pur sempre disponibile. Candreva stesso, un titolare in panchina. Gonzales allo stesso modo. Sinceramente io in vista derby, ma quello di campionato, avrei risparmiato Biava, tra l'altro, perché è un giocatore diffidato e che domenica avrebbe potuto tranquillamente saltare la partita di Chievo. Invece Biava questa sera sta in panchina anche lui. In difesa ci saranno Siani con Diaz. Sì. E quindi io credo che anche questa mossa non sia una delle mosse più azzeccate, insomma. E Novaretti anche questo. E Novaretti, esattamente. Difesa a 3, Berisha nuovamente in porta. A centrocampo Nazzi e Ledesma centrali. Torna Lulic a sinistra con Conco a destra, quindi è una difesa a 3, ma praticamente una difesa a 5, perché ci sono due terzini sugli esterni. Per quanto riguarda la tre quarti, Felipe Anderson e il giovane Keita. E in avanti c'è Perea, che è l'unico a disposizione, perché Floccari praticamente è in direzione Sassuolo, quindi Floccari non c'è, Klose neppure, e la Lazio resta con un solo attaccante, ovvero il colombiano, che ha sì risolto la sfida degli ottavi con il Parma, ma comunque fino a questo momento non è che abbia dimostrato di essere poi all'altezza della situazione. Quindi, insomma, non ti sento proprio molto molto fiducioso. È un po' polemico con le scelte del tecnico, se si riveleranno poi in campo quelle che insomma oggi si paventano sui quotidiani. Beh, anche da te che sei voce informata, insomma, ovviamente vicino all'ambiente. Beh, lei ha presentato una formazione chiamiamola sperimentale anche contro il Parma, e ha rischiato grosso di uscire col Parma, perché poi alla fine, se il Parma non sbaglia un gol clamoroso con Sansone a porta spalancata, la Lazio non trova a tempo scaduto al 94esimo il gol vittoria con Perea, alla fine la Lazio va fuori già col Parma, che per la squadra che è detentrice del titolo non è proprio il massimo delle figure, ecco. Per cui Reia, diciamo, di facciata dice sempre di voler schierare la miglior formazione, poi di fatto cambia le carte in tavola e manda in campo le seconde linee. Ma lo sappiamo che Reia non ama particolarmente queste partite infrasettimanali che ritiene di importanza secondaria, ma sì, sia in Europa League sia in Coppa Italia. Sì. E lo abbiamo visto, tant'è che non è mai andato molto avanti sia in Europa League sia in Coppa Italia con la Lazio. Lo conosciamo, ha fatto bene in campionato, lo conosciamo, è un uomo abituato a lavorare preparando una sola partita a settimana. La seconda partita della settimana la vede più come un fastidio, come un ingombro, che come un appuntamento importante di spessore, e quindi va avanti così. Quindi meno impegni infrasettimanali ha e meglio riesce a fare in campionato. Questo lui vuol fare. È una Lazio che in realtà domenica, qualora riuscisse a ottenere un risultato positivo e qualora Juventus comunque battesse l'Inter, si ritroverebbe a 2 punti dal quinto posto, quindi questo bisogna anche dirlo, per cui merito e onore a Reia che è riuscito a fare tutto questo, però a quel punto la Lazio, cioè, si troverebbe a fare una scalata probabilmente senza Hernanes, anzi regalando ai diretti concorrenti per il quinto posto il suo miglior giocatore, cioè regalando no, perché comunque lo vende, però alla fine concedendo il pezzo migliore, la squadra peggiore del proprio organico alla squadra potenzialmente
concorrente per un posto in Europa League. Eh sì, è una critica giustissima quella che fai tu, si sposa anche con i commenti di tanti ascoltatori biancocelesti che ci scrivono oggi, insomma abbastanza piccati dalle ultime notizie proprio di mercato e anche rispetto alle decisioni che sono state prese, mi sembra già un fatto acclarato, sì, sulla partita di questa sera. Simone, noi facciamo così, intanto ti ringraziamo del tuo commento ovviamente e ci aggiorniamo a inizio settimana prossima, così vediamo un po' come è andata questa partita, come sarà andata in campionato, se Hernanes nel frattempo sarà partito, facciamo un pochino un punto e vediamo un po' come vanno le cose, come al solito. Va bene, grazie. Buona giornata a tutti e buona settimana. Grazie, buon lavoro, Simone. A te, grazie mille a Simone Peretti del Tempo. Overtime.